Grazie Gigliola, perché intanto vi diciamo subito non ce la facciamo con i tempi, perché sta per arrivare Marsiglio, però arriverà dopo la chiusura del nostro telegiornale. Molto gentile Umberto D'Annuntis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, può rispondere a qualche domanda. Intanto è un momento questo importante per Teramo, l'ospedale, il reparto Covid, 21 posti letto di terapia subintensiva, tra l'altro realizzati in pochissimo tempo, in 4 mesi, tempi rapidissimi. Sì, 21 posti in più, 2000 metri quadrati a disposizione della provincia di Teramo e di tutta la regione Abruzzo. Un intervento importantissimo in quanto è stato realizzato con tempi brevissimi. Sin da quando abbiamo avuto la disponibilità da parte del Ministero di poter agire come committenti, siamo andati avanti e devo dire che l'ARIC, che ha curato tutta la parte dell'istruttoria, è stata bravissima e quindi in poco tempo è riuscita a fornire una struttura che ci permetterà di affrontare con più tranquillità i momenti che stiamo attraversando. Tra l'altro ci dirà tra poco, insomma, quando arriverà Marsiglio, che cosa è successo, meglio l'esito della conferenza Stato-Regione. Naturalmente Umberto D'Annuntis non ci può dire nulla in merito. No, non posso dire nulla, anche perché la conferenza Stato-Regione, che è iniziata stamattina, si è protratta anche perché il momento è difficile, quindi ci sono delle decisioni importanti da prendere che devono essere ponderate bene. Quindi c'è uno sforzo collettivo da parte di tutti i presidenti di Regione che stanno interloquendo con il governo per fare in modo che vengano prese delle misure, ma che queste non vadano a penalizzare più di tanto il tessuto produttivo e la vita sociale dei cittadini. Soprattutto l'economia, che credo sia fondamentale, come fondamentale però D'Annuntis anche il tema vaccini. Voi che cosa vi augurate? Ma sul tema vaccini l'Abruzzo, diciamo, è nettamente a livello superiore rispetto alla media nazionale. Abbiamo vaccinato l'82% delle dosi diciamo consegnate. Ci aspettiamo che vengano fornite più dosi, anche perché dobbiamo procedere a breve, anzi abbiamo quasi iniziato, al secondo richiamo. Quindi c'è bisogno di più dosi, siamo pronti. Devo dire che la capacità vaccinale della Regione Abruzzo è molto alta, quindi siamo in grado di diciamo, distribuire in poco tempo tutte le dosi che ci verranno consegnate. Anche per dare soprattutto concretezza all'accordo che è stato sancito 2 giorni fa, no, tra la Regione e i sindacati dei medici di base. Sì, accordo importantissimo, però il problema è sempre quello, le dosi da distribuire. Nel momento in cui le dosi non arrivano possiamo organizzarci al meglio, però questa è un'organizzazione che poi non funziona, non va avanti, perché non ha la materia prima da distribuire. Insomma, la squadra c'è, sintetizzando, mancano le dosi, però insomma si spera di ottenere il massimo in breve tempo. Grazie al dottor D'Annuntis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. È tutto per il momento da Teramo, l'ospedale Mazzini. Io ringrazio Andrea Berardinelli per la parte tecnica. La linea può tornare a te se hai domande, almeno magari se hai una curiosità, Gigliola. Ma guarda, hai già fatto delle ottime domande tu, io vi ringrazio e ovviamente buona inaugurazione. Torneremo a collegarci con te anche nell'edizione, certo, delle 19.30. Se arriverà nel frattempo in anticipo rispetto all'orario che ci hai detto il governatore, ci ricollegheremo a conclusione del TG. Perfetto. E poi collegamento alle 19.30 per i nuovi dati sui contagi in Abruzzo e per mostrare questi posti letto del reparto di terapia subintensiva del Mazzini di Teramo. Buon lavoro, buon pomeriggio.